E buongiorno mondo, qui dalla foresta di Sherwood, Ijab e Muriel vi salutano, stiamo per sbaraccare le nostre tende, sono appena passate le 6 e siamo invasi dalle lumache, quelle brutte senza guscio, guardate. E sulle tende è pieno, dobbiamo ripulire tutto. E poi ci muoviamo in fretta prima che arrivi la gente a portare a spasso i cani. Come potete vedere, il campo base è stato smontato, tutto ripulito, la mia bici carica, la bici di Muriel quasi carica. Muriel carico, sei carico Muriel? E Carico, carico, si parte. allora si parte a pallettoni, sono neanche le 7:30 e questa mattina si va veloci come il vento. Là in fondo c'è un po' di nebbia, se la vedete, anzi un bel po' di nebbia. Ma questo vuol dire che tra poco spunterà il sole, perché quando c'è la nebbia arriva sempre il sole, quindi sarà una bella giornata. Ciao ragazzi! Ieri abbiamo fatto una bella salita per arrivare qua, ma al mattino cominciare con una discesa del genere è molto figo. L'unica cosa è che ho tutte le ruote infangate e mi sto sparando tutto il fango sulle gambe. Siamo ai 45 all'ora, si vola ragazzi, si vola! Ragazzi belli, ci sono 9 gradi e siamo completamente circondati dalla nebbia, guardate lì. Muriel là dietro sta congelando, che lui soffre parecchio il freddo, ma pedaliamo per scaldarci e siamo fiduciosi che per le 9 venga fuori un bel sole che ci permetterà anche di usare i pannelli solari per ricaricare power bank. Fiducia ragazzi, fiducia! E pedalare, soprattutto per scaldarsi. Pedalare, pedala Giappino, pedala Murielito. E come è successo al confine tra Svizzera e Germania, dove il fiume separava i due stati, anche qui tra Germania e Austria c'è il Danubio che fa da confine, perché quella di là è già l'Austria. Io sono ancora in Germania, Muriel pure, e proseguiamo dritto tra, penso, 20-30 km. Entreremo in Austria, ma quella è già l'Austria. E vi dirò di più, in Austria c'è anche il sole. Ragazzi, ci siamo fermati per caricare l'acqua nelle borracce. Là dietro io vedo uno sprazzo di sole e quindi sto già per togliermi la felpina sotto e vado solo con la maglietta e l'antivento. Sono fiducioso. Muriel non molto. No, si becca un accidente, si becca, sicuro. Si rimane bloccato con la schiena. Me l'ha mandata, se rimango bloccato con la schiena si rovina anche lui il viaggio, quindi meglio che non me la mandi così tanto. Vi farò sapere se i suoi malauguri sono andati a buon fine o no, io spererei di no. A dopo. Finalmente t-shirt, quasi quasi salto dalla gioia. Ragazzi, come vi dicevo, è uscito il sole, lo vedete laggiù, ma Muriel si sta lamentando un pochino anch'io perché ovviamente la strada ha girato lungo il fiume e siamo completamente in ombra, quindi il sole per ora ancora non ce lo godiamo. E mannaggia, mannaggia le sfortune, dovevamo essere già di là, in Austria, dove c'è il sole, perché per adesso è dietro queste montagne. Pedaliamo e veniamo fuori da sta curva e magari prendiamolo un po' più con filosofia. Ragazzi, lì dietro abbiamo appena passato il confine austriaco e praticamente non c'era scritto quasi niente, quindi siamo passati lisci come l'olio senza quasi neanche accorgercene, quindi non abbiamo fatto né foto né video, ma siamo sicuri di essere entrati in territorio austriaco. Muriel, cosa dici di questo quarto stato conquistato? Ti è piaciuto anche il gioco di parole? Fantastico, fantastico. C'è il sole, si viaggia che è un piacere e oggi si arriva a Linz. E oggi arriviamo a Linz. Ci fermiamo poco prima di Linz, così lo andiamo a visitare domattina con calma, senza far tutto di corsa stasera. E vabbè, comunque
tutto può cambiare, tutto può succedere. Volevamo solo dirvi che siamo in terra austriaca. A dopo! Arrivati a un certo punto del ciclabile, bisogna prendere il ferry boat per attraversare il Danubio, perché la strada di qua non continua e bisogna per forza andare dall'altro lato. Adesso stiamo andando, mi ha caricato le biciclette e si va. Come avete visto, abbiamo dovuto per forza prendere il traghettino, perché sulla costa dove ci troviamo noi del Danubio non si può pedalare per un tratto, quindi si è obbligato a prendere il traghettino, che tra l'altro costa una fucilata, 5,50 euro per 10 minuti di navigazione da Schlögen, non so se si dica così, a Grafenau, e da qua ricomincia la pista, stavolta sterrata, e si pedala con un po' meno soldi in tasca, con un viaggetto sul Danubio in battello, e niente, c'è il sole, quindi siamo comunque contenti. A dopo. Ragazzi, abbiamo entrambi fame, ma l'Aldi più vicino è a 20 km da qui, non possiamo permetterci di andare in un beer garden perché abbiamo speso troppo di navigazione sul Danubio quest'oggi, e quindi mio fratello, che è quello più affamato dei due, è lì davanti e sta tirando come un matto ai 23 all'ora da quando siamo partiti dallo scarico del battello, quindi è meglio che posi la telecamera, se no mi spompa il maiale. Dai cazzo, che si pedale, si mangia, dai! Guardate che posto magico! Lì c'è Muriel e là c'è un paesaggio stupendo. Stupendo, stupendo. Finalmente una zona molto bella dove pedalare, molto bella. Ma l'avevano detto che quella da Passau a Vienna è il punto migliore di tutta la ciclabile del Danubio. Qua non so cosa stiano facendo e io mi godo questo bel sole e pedalo e seguo Muriel che va a cannone perché ha fame. Altro punto dove non si può pedalare, Muriel è distrutto perché ha fame e qua ci spellano altri 3,50 euro a testa, e quindi stiamo finendo il budget di oggi e di domani della spesa, quindi ragazzi fate delle donazioni su sto canale YouTube perché non possiamo vivere così senza mangiare e pedalare 80 km al giorno. Là ci sono le bici, ce le hanno un po' maltrattate caricandole, ma abbiamo salvato tutto. Finiamo al supermercato, più Muriel spinge, siamo ai 26 all'ora e sta andando come un treno, non si ferma più, ha veramente fame, onestamente ne ho parecchie anch'io. Andiamo a mangiare, sono le 12.22 e da stamattina abbiamo mangiato solo una brioche e due mele, quindi ci meritiamo un pranzetto. Si pedala, si pedala. Siamo arrivati al supermercato per fare la spesa per mangiare finalmente, solo che ho dato la carta N26 che stiamo usando come cassa comune io e mio fratello, dove abbiamo caricato tutti i soldi, gliel'ho data in mano per entrare, è entrato e l'ha già persa, pazzesco, pazzesco. Adesso è dentro che la cerca e speriamo che la trovi, perché primo perché ci sono i soldi su, secondo perché la carta comoda da usare è qua ricaricabile, e l'altra che ho ha dei limiti di ricarica, quindi non possiamo usarla. E vediamo, vediamo, mancano ancora un sacco di mesi, lui ha già perso la carta, porca miseria, vi faccio sapere.
La carta l'ha ritrovata, fa anche il lamentoso e la spesa l'ha fatta, adesso carichiamo tutto coi pannelli mentre mangiamo. Testimone che la carta glielo ridà. Me la ridà e io non gliela darò mai più in mano, lo mando dentro a fare la spesa e poi entro a pagare come si fa coi bambini. Mannaggia. A dopo e buon appetito a tutti. Siamo circa 13 km da Linz, abbiamo lasciato la ciclabile del Danubio perché andiamo alla ricerca di un posto tenda poco prima di Linz, perché Linz vogliamo andarla a visitare domattina con calma e senza fare tutto di corsa oggi, poi cercare il posto. Adesso andiamo in un posto che abbiamo visto su Google Maps, che sembra buono per piazzare la tenda, ma finché non siamo lì non possiamo saperlo con certezza, quindi andiamo a vederlo, tanto è qui a 5 km. Bene, anzi, non troppo bene. Il posto per mangiare l'abbiamo trovato e deve essere comodissimo. Lì dietro pensavamo di poter mettere le tende, invece non ci sono spazi puliti e adeguati. E adesso andiamo a vedere altri due spot che abbiamo visto da Google Maps, ma speriamo bene.